Buonasera popolo dell'RCW. Questa sera non sono in arena e neanche il caro Big Dog è in arena. Purtroppo lui ha perso il suo match a Elimination Chamber, ma si rifarà la settimana prossima, perché sarà l'ultimo match tra Bobby Lashley e Big Dog. Sono stufo che questi due si continuino a picchiare settimana dopo settimana e a massacrare. Sarà veramente l'ultimo test. Chi vincerà avrà un'opportunità, appunto, per WrestleMania. Ma c'è di più: chi perderà sarà licenziato dalla Ribera Championship Wrestling. Sì, esatto, è proprio così. Io appunto sono nella mia dimora, sono fuori dalla mia dimora e non voglio venire lì. Lascerò che si occupano, appunto, che si occupino Rhys Oxley e gli altri membri del Bullet Club di gestire lo show. Parlando appunto di Elimination Chamber, è stato un successo, è stato uno dei migliori pay-per-view dell'RCW e rimarrà scritto nella storia. Sono stati dei match veramente stupendi e fantastici, di alto alto livello, e voglio congratularmi con tutto il mio roster, perché veramente ha dato spettacolo. Soprattutto il match femminile dell'Elimination Chamber, il primo della storia, se non il secondo, è stato veramente fantastico. Complimenti a Ember Moon, che affronterà la mia donna Evelyn a WrestleMania per l'Undisputed Women's Championship. Complimenti anche a Tyler Bate, che affronterà me a WrestleMania. È stato veramente anche la Elimination Chamber maschile, è stata bellissima anche quella, è stata veramente estrema hardcore, proprio come piace a me. È stato too sweet. Io ho battuto The Rock, è stato un match fantastico, ma ho dimostrato di essere il World Heavyweight Champion of RCW, quindi nessuno mi può battere. Vediamo Tyler Bate se riuscirà a battermi. Oney Lorcan, il nuovo campione intercontinentale, ha battuto Buddy Murphy e Elias in un triple threat. Però Oney Lorcan mi ha un po' insospettito, perché il match doveva essere a eliminazione, ma l'arbitro ha fatto vincere Oney Lorcan con uno schieramento normale, come se non fosse un match a eliminazione, e questa cosa è da rivedere. Perciò stasera Oney Lorcan dovrà affrontare Buddy Murphy, e subito dopo che avrà affrontato Buddy Murphy dovrà affrontare Elias, perché sarà un gauntlet match. E niente, poi Shane McMahon ha battuto Rusev diventando il campione degli Stati Uniti, a sorpresa. I War Raiders sono i nuovi campioni di coppia della RCW, hanno battuto il Bullet Club, Carl Anderson e Luke Gallows. Ma non è finita, War Raiders, non è finita per voi, perché il Bullet Club riconquisterà i titoli prima o poi. Evelyn nel match di apertura ha battuto Ronda Rousey e si è confermata campionessa, e la campionessa più forte e più leggendaria della storia del business. Che dire, è stato un pay per view veramente fantasmagorico, fantastico, fantastico. E che dire, io sono qua con Big Dog. Mi chiederete perché sei con Big Dog? Perché appunto Big Dog sarà il nuovo Terminator della federazione e sarà la mia nuova guardia del corpo. Esatto. Big Dog non è neanche lui in arena oggi,
che dire, WrestleMania sarà ancora meglio se l'Elimination Chamber ha spaccato. WrestleMania brucerà tutto. Statene certi, ragazzi miei. Vi ho detto tutti i risultati, credo di averveli detti. Non c'è bisogno che io aggiunga altro, o mi sbaglio. Sì, esatto. Non c'è bisogno assolutamente che io aggiunga altro. Comunque, stasera sarà una serata infiammata qui in RCW. WrestleMania non è lontana, mancano solo 2 settimane. Dunque, ragazzi miei, io vi lascio pure allo show, godetevi lo show dal vostro General Manager Capricorn McCarthy. Perché l'RCW dominerà sempre. Wow, amici sportivi, io sono Alan Tricoli e quest'oggi vi do il benvenuto alla RCW, noi siamo Biloxi, al Madison Square Garden, e questo è Daniel Bryan. Mi sembra un po' diverso, non fa yes, sembra in modalità generica. Boh, sarà un nuovo Daniel Bryan? Lo vedremo, ma sarà rimasto The Submission Specialist, lo specialista delle submissioni, specialista delle tecniche. Lui ha una tecnica, è uno dei migliori del business, ha una tecnica fuori dal normale. Vediamo se fa yes. Il pubblico però lo acclama. No. Daniel Bryan, no. Alza le braccia, ma... Cioè, allarga le braccia, ma... Niente di che. Sembra che si ferma, sembra indeciso su da farsi, indeciso su come comportarsi. O forse è solo una nuova attitudine, la sua. Vediamo chi sarà il suo avversario questa sera. Chi è? Chi è, ragazzi? Chi è quest'uomo? Scusate, non capisco. Joshua Goodley. What the fuck? Ma chi è questo ragazzo? È nuovo! È un nuovo debutto! Non l'ho mai visto! Joshua Goodley, ragazzi! Aspetta, cosa mi dicono? In realtà si fa chiamare The Human Machine, la macchina umana? Non ho idea di chi sia. Non ho la più pallida idea di chi sia, vediamo cosa sa fare. Quindi Daniel Bryan contro Joshua Goodwin in questo opening contest match qui in RCW. La puntata successiva, preceduta da RCW Elimination Chamber, è stato un pay-per-view fantastico, esplosivo, fantasmagorico. Abbiamo visto in apertura che il General Manager non è qui in arena, ma nella sua dimora. Così... Scusate, ha detto. Così ha detto, così pare. Così pare, ragazzi. Intanto Daniel Bryan è pronto. Joshua Goodley è pronto. Si può partire. Come vi dicevo, è stato un match veramente. Cioè, è stata una card spettacolare. Scusate, è stata una card spettacolare. Tanto Joshua Goodley tenta di tenere a terra in qualche modo Bryan Danielson, Daniel Bryan, ma Daniel Bryan non è stupido e sa liberarsi da queste tecniche. Vediamo ancora Bryan, prova di forza, la vince Daniel Bryan, questo armlock. Poi ancora Joshua Goodley riesce a liberarsi dalla presa, poi una ginocchiata, cosa nello stomaco. Però ancora Daniel Bryan, armlock. Da dietro Joshua Goodley lo stende con questo armbar. Vediamo, Bryan riesce a liberarsi. Mamma mia, incredibile. Ha raggiunto di Joshua Goodley. Oh my god! Rip Breaker! Subito tentativo di pinfall di Joshua Goodley! Ma è solo uno. Ancora. Joshua Goodley, che fa qui?
senza una powerbomb, my god! Joshua Goodwin sembra dire io sono The Human Machine, però caro Joshua deve dimostrarlo! Hurricane Runner in risposta di Daniel Bryan, social ball kick ancora, poi Bryan sono il freestyle, my god! Sono Daniel Bryan, che fa qua Bryan? Gli spezza il braccio, che fa? Bryan vuole dimostrare di essere veramente un ex RCW Champion! Lui è stato l'RCW Champion nel 2008, my god! Quella Bryan, allora il braccio glielo vuole spaccare, se lo vuole portare a casa! Come era questo? Gli stomp! Man, è stato veramente un pay-per-view fantastico! Triangle Choke! Triangle Choke! Questa specie di house gate! Questa specie di house gate! Oh my god! Joshua Goldberg, vediamo se batterà la mano! Se dovrà arrendersi! Ma vediamo, si libera con una powerbomb incredibile! C'è sforzo sovrumano! Quello di Joshua Goldberg! In questo discusa elbow! Tenta ancora il pinfall, insiste con i pinfall! Ma mai? Non si sa! Shiny Wizard! Madeira Brian si rialza in kick pop! E che fa Lord Play Spear? Lo fa girare, gli fa girare la testa! Oh my goodness! Wow! Spettacolare, ancora Brian! Ancora Brian! Level lock! È già ora! È già ora! Level lock! Lo fa già cedere! Lo fa già cedere con level lock! Il rincontro è iniziato neanche da 3-4 minuti! E subito la level lock! Una delle mosse più letali e più famose della storia del pro wrestling! Però appunto lì, con un punch! Si libera! Brian! Ancora! Con un kick! Super kick! Kitchen sink di Joshua Goodwin e poi gran pancia a terra, lo riempie di pugni stile UFC ground and pound by Goodwin. Look at this, manca, lo sta massacrando, basta, fermalo, è una scorrettezza questa, come on. Allora Joshua Goodwin gli prende il braccio, Brian, questo forearm, oh my god, Randy the Boss, Randy the Boss by Brian, è già finita, deve solo schierare la tascina allo shooter ring, people, one, two, la volta è mangiato, quasi nessuno è riuscito a fare il kick out, allora, Randy the Boss, Brian fa yes, 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 non si capisce, non si capisce, ma Godly, sbaglia, sbaglia questa crossline, sbaglia questa crossline, vediamo Brian, vediamo Daniel Bryan che fa, tenta una re-jeep, è riversata da Goodley, Brian vola così all'angolo, crossline a vuoto, a segno Mike crossline, Frank crossline, Brian che si gasa, si ganga ancora, lo punisce e lo punisce con questi stop al petto, my god. Se ne vediamo, Brian, non va, Goodley, riversa non so cosa, però Flips Anton, succede poi a grande pound, grande punch ancora, gli vuole spaccare la testa, credo che Brian ha avuto delle commozioni cerebrali in passato, che fa quei Goodley, Fisherman Driver, Fisherman Driver, tenta il pinfall, vediamo Joshua Goodley, why? No, sono conto di uno incredibile, conto che quasi non ci crede. Proprio che il mese è meglio qui della Rivera Championship Wrestling. Wow! Ancora questa specie di vicino con driver a lato! Di Godley, una sberla! E poi ancora! C'è Brian! Butterfly Suplex! Butterfly Suplex by Brian. Che fa? Una mossa alle gambe! Una mossa alle gambe! Cos'è? Cos'è? Cos'è ragazzi? Una specie di... non lo so! Di Nibar! Una specie di Nibar! Goodley sta per cedere, Goodley è lì per cedere, Daniel Bryan si porta a casa il match, Daniel Bryan si porta a casa il match, vediamo, vediamo Goodley, no, Goodley non ci sta, Goodley non ci sta,
Dei calci, cosa fa? Niente. Non fa niente, belly, belly suplex, over the head, sopra la testa. Google dice, I am the human machine. I am the human machine. My god, Google, tenta un suplex. Tenta un Stalin. Suplex, ce la fa. E ce la fa. Mamma mia, questo Google mi sta piacendo, è bravo questo ragazzo. Ha voglia di fare Luther Press, lo riempie ancora di pugni. Mamma mia, è anche brawler. È anche un brawler. My god. Vediamo Goodly dalla seconda corda cosa si inventa. My god, una specie di bello rope Kinshasa, un trigger se preferite. Non ci toccata dalla seconda corda. Poderosa. Vi stavo dicendo che l'Invasion Chamber è stato un pay-per-view storico che andava nella storia, come diceva anche il General Manager. Match bellissimi, Warrior del Storio campione di coppia, Oni Lorca nuovo campione intercontinentale. My god, ancora. Not a light super by Ryan! Not a light super by Ryan! What? Neanche conto di uno, tra Goodley! Tra Joshua Goodley, lo gira! Oni Lorca appunto ha battuto Elias e Buddy Barton, il triple threat che doveva essere eliminazione, ma così era stato Gatwatch, Paolo voltato, one, two, solo due, lo due Codline, e va fuori Daniel Bryan, Goodness si King Konga, si carica, cosa vuole fare qui, no, sbaglia, voleva forse lanciarsi, una specie di ginocchiata, va vuoto, Goodly tenta di prendere in Oklahoma Bryan, ma sbaglia ancora, viene preso, Flash of Madonna, è stato l'arbitro, inizia a contare per Goodly, ancora lo prega di alzarsi, deve alzarsi, Shooting Star Press, ma non riesce a prendere Daniel Bryan. Non riesce a prendere Daniel Bryan, sto papà Gigi di Kick! Lo dicevo appunto che Elias ha perso il titolo, ma ingiustamente secondo me, infatti stasera si rifarà il rematch in un Gauntlet match. In un Gauntlet match, intanto Joshua blocca il count. Blocca il count, mamma mia, che fa qui? Dalla terza corda vuole volare. Oh my god! Una specie di Red Arrow! L'ha preso con la testa quasi. Mamma mia! Ancora contro il palo di sostegno. My god, Joshua Goodly sta dominando. Vediamo che fa qui. Attenzione. Lo gira! Che fa? Una slipper hold. Specie di cocaina clutch. Però Bryan riesce a liberarsi con una testata. Bryan riesce a liberarsi con una testata. Che fa qui? Che fa qui? Se lo carica la pal driver? Eh sì, butterfly pal driver! Per Bryan è finita. Titolo di coda. One, two, non va. Solo due. Appunto dicevo, New York doveva prendere il titolo intercontinentale. Prima contro Buddy Murphy e poi contro Elias. Bryan sbaglia. Poi ancora hanno troppe ammo strikes di Joshua Goodly. L'arbitro dice, aspetta, devo sincerarmi delle condizioni del povero Bryan Danielson, che appunto dicevo che ha un'attitudine diversa. Ma riparlando di Invasion Chamber, Evelyn ha mantenuto il titolo contro Ronda Rousey, che a sorpresa si è fatta vedere. C'è ancora Bryan con l'arco in spin. Evelyn, una delle campionesse, se non la più dominante della RCW a livello di women. Mamma mia. Bryan lo chiama e lo tenta. Che fa qui? Yes lock. No. Goodly. Non ci sta. Ancora Bryan. Che riversa il tutto. Goodly! Che testata! Che testata poderosa. Ancora Goodly. Vediamo che fa qui. Vediamo, tenta di girare Daniel Bryan. Ancora un punch. Ancora una re-whip. Bryan sembra riversarla, ma ancora Goodly. Corre close line. Poi neck, snap. Beautiful. Sto ragazzo mi piace sempre di più. E qua che fa?
E quello che fa figure 4, figura 4, figura 4, figura 4, grande accendere, grande accendere. Vediamo, vediamo. Beh, gira la presa! E ora lui fa la figure 4 leggo! E ora lui, vediamo se Josh Gordon deciderà! E non si abbatte la mano, no, non è così! Dio per! Dallo lock! Level lock! Level lock! Level lock! Vediamo cosa succede! Vediamo cosa succede! No, si libera ancora! Si libera ancora cosa? Che cazzo fa qui? Una specie di papa power bomb! Io la chiamo Golden Power! 1, 2, 3, no! Oh my god! Prendo nulla! Prendo nulla! Oh my god! Giant Fryer riesce a resistere! Not a rights ancora! Uno! Niente, niente da fare. Yes lock ancora! Ma che cazzo, Josh Gordon era nella yes lock! E l'ha invertita in una powerbomb, ma com'è possibile? Com'è possibile, ragazzi? Testata ancora di Woodley. Poi, Ember Moon ha conquistato l'Elimination Chamber. Cioè, ha conquistato l'opportunità di andare contro Evelyn a WrestleMania. Mamma mia, incredibile. Tyler Bate, anche lui, ha conquistato l'opportunità di andare contro Capcom McCarthy a WrestleMania. Che prestazione della Madonna, ma sono stati veramente tutti dei partecipanti formidabili, fantastici. È stata veramente una chamber bellissima. Poi ancora vicino a quella diventata un po' di Joshua Woodley. E poi incredibile è stato anche Capricorn McCarthy a mantenere il titolo, veramente, cioè è stato sensazionale. Fa Brian, faccio battuta ancora, il match continua. Mamma mia, Brian, un anni plus, tre level lock, Woodley con una specie di cocchina. Lui la chiama, almeno così mi è stato detto. The Clutch of Destruction. Mamma mia. E l'altra è la L-Bomb. Mamma mia, ancora! Brian! Ho fatto la testa a Joshua Woodley che non capisce più nulla. Praticamente. Lo sono arrivato, ma Brian lo schiera disperatamente, non ha senso. Infatti, non c'è conto di uno. Ancora. Joshua Woodley. Lo vuole bombizzare ancora. Vediamo. Mamma mia. E poi Shane McMahon diventa il nuovo campione degli Stati Uniti d'America. Complimenti per lui. Mamma mia, che pay-per-view formidabile, ragazzi. E vedremo a WrestleMania. Vedremo veramente a WrestleMania. Tanto stasera è stato annunciato anche, non all'inizio puntata, ma ho saputo che ci sarà il rematch tra Dream e Andrade. Sean Holmes. Fantastico. Ancora! Sbaglia! Sbaglia Brian! Butta fuori Woodley! Mamma mia, ne ha le palle piene quasi! E il match continua! Oh, la ricerrana! Brian si gasa, spin Kong, ma se vuole vincere deve farlo all'interno del ring. E non puoi, purtroppo. Andiamo Woodley, suona per Brian. Ancora. Vediamo. Woodley. Ferma il conteggio. Poi vediamo che cosa fa Woodley. Andiamo Woodley. Super kick! Super kick patentato di Woodley. Pinfall. Wow! Ciao! Niente da fare. Nulla di fatto. Woodley deve insistere, a mio parere. Che fa qui? Se lo carica? Addirittura una specie di Dominator! Mamma mia! Joshua Woodley, cosa sei fatto? Cos'è questo? Cos'è? Wow! Una specie di avariante della One Night Stand. Ancora l'individuo a volte. Ora vediamo Woodley. Viene preso in questione da Brian. Che sta lottando come può, a mio parere. Tempo e kick, ma non va. Woodley. Ancora Brian. Oh. Mamma mia. Massacrato.
è preso da diverse ginocchiate contro Bryan. Però vediamo Woodley che cosa fa, cosa si intende ancora. Ora Woodley, vediamo. Oh, stunner! Wow, sta a fare pure questo ragazzo. One, two, niente da fare, è solo due. Daniel Bryan non si vuole arrendere. O ancora Woodley, vediamo che fa qui. Lo lancia. E ancora l'Elbob. L'Elbob, one, two, three. No, non è tre. Non è tre. Ancora Joshua Woodley si è rotto le palle. Destruction of the Clutch numero 2. Destruction of the Clutch numero 2. Mi sa che il match va in game over, ragazzi. Mi sa che il match va in game over. Vediamo se Bryan cede. Vediamo se Bryan cede. No, non cede. Non cede, ragazzi. Bryan è ancora in partita, incredibile. Ancora. Vediamo ancora Bryan. Aspetta, devi prendere il braccio. Ma Joshua Woodley cosa deve fare? Gli ha fatto tipo due bomb. Tutti fino a braccio, soprattutto Stunner. Non so veramente cosa fare. Addirittura Woodley lo lancia via come se fosse un set molto in allievo. Tu non vali niente. Che fate? No, gli sbarchi le gambe! Che cavolo ha fatto, ragazzi? Sembra quasi che gli ha spezzato le gambe. Ma è pazzo? No, ancora! Che fa? Back suplex on the apron! Punch out! Incredibile! Ancora! Joshua Woodley sta dimostrando veramente quello che vale! Testata! No, Bryan! Bryan! Gli è saltato quasi... corre stessa in giugnoli! Ha saltato come veramente un ballerino! Incredibile, ancora Woodley! Ancora super kick, tenta il pinfall. 1, 2, niente da fare, niente da fare, nulla di fatto. Daniel Bryan è ancora in partita, non so per quanto, però sinceramente. Ancora step up enziguri kick. Bryan viene girato, ancora le gambe gliele vuole rompere Woodley. Questa figure four stomp, mamma mia. Ancora! No, Bryan è svenuto, ragazzi. Io temo che Daniel Bryan sia svenuto. Che fa Woodley? Cross l'hanno buttato fuori dal ring. Andiamo. Oh! Space Man Punch! Wow! Non era uscito col Shooting Star Press prima. Ma la Space Man Punch è risultata vincente. Poi ancora Woodley sbaglia cross on the Bryan e poi ancora gli stompa al petto. Mamma mia, questo match è spettacolare, ragazzi, è fuori dal normale, cioè veramente. Daniel Bryan cosa fa? Tocca la testa, carica la New Plus, carica la New Plus, ma Joshua Woodley non ci sta. Stunner in Joshua Woodley. E poi ancora. Vediamo che fa qui. Elbob. Ancora. Numero 3, 4, 5. Ha perso il conto. 1, 2 e 3. Joshua Woodley vince questo debut match. Veramente dominante per lui, perché ha dominato Daniel Bryan. Non posso veramente dire che sia stato combattuto. È stato un bel match, ma Joshua Woodley è l'uomo migliore questa sera. Alla RCW. Complimenti per lui. Applausi. Bravissimo. Vediamo fare gli likes nei replay, il dominio di Joshua Woodley, che vedremo cosa ci aspetteremo da lui in futuro, ma io penso in grandi cose, assolutamente. Incredibile prestazione, fenomenale. Bryan è stato veramente, ha cercato di adattarsi allo stile di Joshua Woodley, ma ce l'ha fatta per poco. Eccolo qua. Joshua Woodley è il nostro vincitore. Sotto l'infanzia del RCW.
Ecco. Ah, lo fischio un po'. Però avrà da ricredersi. Grande, Joshua Goodrich. Ehi Hanson, ce l'abbiamo fatta, siamo diventati nuovi campioni di coppia della RCW nel nostro pay-per-view match. Nessuno ci potrà mai più fermare, perché la guerra è iniziata nella Rivera Championship Wrestling. Hai ragione Rob, siamo imbattibili. I Wheel Raiders saranno i campioni tag team più dominanti della storia di questo business. E non c'è cosa che nessun altro tag team può fare in questa divisione per fermarci e per fermare il nostro regno da tag team champs. Quindi io dico che è guerra aperta. Ah! Guerra, 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 war, 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 war. The following contest is scheduled for one fall and is for the Intercontinental Championship. Bentornati ancora una volta nella RCW, cioè ancora una volta, bentornati nella RCW. Nella Rivera Championship Wrestling. E siamo giunti al Gauntlet Match. Oni Lorcan deve difendere il titolo non da un lottatore, ma bensì da due lottatori. Io sono qua, l'ex Intercontinental Champion, diciamo l'Holy Capricorn, Elias. Mamma mia, il cantatore malinconico. Solo che il cantante malinconico. Suona la chitarra, sempre armato di chitarra. E comunque scusatemi, ma c'è stato un errore. Siamo nel Mississippi, non nel Madison Square Garden, ma nel Mississippi. C'è stato proprio un errore. Un errore mio, scusatemi. Sì, sì, siamo nel Mississippi. Proprio lì. E adesso farà l'ingresso il campione intercontinentale, dunque Elias, che darà inizio a questo Gauntlet Match. L'ultimo sarà Buddy Murphy. Vediamo se Oni Lorcan riuscirà a mantenere il titolo intercontinentale vinto. Elimination Chamber, attenzione, accompagnato da Danny Burch, suo migliore amico, suo amico più fidato e sincero. Eccolo qua, Oni Lorcan fiero con il titolo intercontinentale alla sua vita. Sono veramente contento che questo ragazzo abbia vinto. Però Capricorn non è stato contento e soddisfatto del risultato e ha voluto creare questo match. Vedremo un po' Oni Lorcan cosa riuscirà a fare questa sera. Questa è la sua prima difesa. Questa è la RCW. Let's fucking go! My God, ecco qua. Oni Lorcan è pronto. La Star Destroyer contro Elias, grafica Intercontinental Championship on the line of the RCW. Ecco qua. Ecco qua la presentazione. The challenger from Pittsburgh, Pennsylvania, weighing in at 222 pounds, Elias. Introducing the champion from Boston, Massachusetts, weighing in at 190 pounds. He is the Intercontinental Champion, Oni Lorcan. Ricordiamo, Elias è stato 2 mesi e mezzo Intercontinental Champion.
Ma ora tutto è cambiato da quando Oni Lorcan ha vinto la corona in quel Elimination Chamber la scorsa notte. Tanto abbiamo visto il backstage War Raider, sono i campioni di coppia dell'RCW che sono pronti a difendere ancora le colonne, ma si può partire subito. Oni Lorcan, Stand Elias, Body Scissor, subito Lorcan, mantiene la presa. Ancora Lorcan vuole dare spazio a Elias. Vediamo, Elias tenta di vincolarsi, liberarsi. No, non ce la fa. È Oni Lorcan a dire I am the Star Destroyer, let's go. Subito tenta di buttare fuori Elias con un punch, ma Elias risponde. Ancora una serie di punch. Vediamo ancora Oni Lorcan, subito European Uppercut in corsa. Vediamo Oni Lorcan, European Uppercut. Vediamo Oni Lorcan, the Powerbomb Drop. Tanto applaude Danny Burch, il suo best friend. Oni Lorcan si prende il braccio, Elbow Smash di Elias, Snap Suplex. Elias non è lì a guardare Oni Lorcan, ma vuole riprendersi e ricatturare per la seconda volta l'Intercontinental Championship. Ora Elias, un drop la schiena. Ancora Oni Lorcan, back elbow, azione, Saito Suplex. Tenta il pinfall subito Oni Lorcan. One, primo pinfall del match. Ancora Oni Lorcan. Questo punch. Ora Oni Lorcan, Elias tenta di vincolarsi, prende la gamba, Shinbreaker devastante. Sono ancora Elias, mossa irregolare, referee, come on, arbitro, dovresti contare o perlomeno allontanare Elias per questa manovra irregolare dietro negli occhi, i rake quasi, pinfall. No, non ne vale neanche un conto di uno, addirittura. Ancora Elias, mi strappa la testa. Ancora Elias, mossa in sottomissione, single leg, combo clash. Vediamo se Oni Lorcan prenderà subito il suo Intercontinental Championship. Non ci sarà bisogno che Buddy Murphy arriverà. Sento una chop, sbaglia, gut kick, slap. Ancora però Elias a regrip. Se ne sbaglia, vediamo cosa fa qui Oni Lorcan. Tenta uno stalling suplex e connette, si connette benissimo. Sono ancora Lorcan, sta con la presa, Elias non ci sta, ma riuscito ancora di Elias. Elias sbaglia qui, sbaglia le misure Oni Lorcan, tenta il big boot, sbaglia anche lui, body slam. Mamma mia che match ragazzi, un batti e ribatti tra i due, pinfall, neanche conto di uno. Ancora Elias, vediamo che fa, vediamo che fa Lorcan, no, sbaglia, powerbomb, my god, che powerbomb da parte di Elias. E ora scala la terza corda, David Elbow Drop by Elias, the people, the cover, 1, 2, 3, no! Solo pochi Elias non riesce a ricatturare il titolo intercontinentale, ma non è finita. Elias dice I am the best, però non si accorge che Oni Lorcan si è svegliato. German suplex, elbow to the back, poi ancora un smash, schiaccia la testa al suolo la Star Destroyer, il campione intercontinentale in carica, e poi lo riempie di sberle sul mento quasi. Ancora vediamo che fa qui Elias, riesce a riversare tutto. Oni Lorcan sbaglia anche lui, però Elias l'ultima nota, Fisherman Neck Breaker, l'ultima nota, oh my god, va a conquistare il titolo intercontinentale seconda volta, non va, non ci credo. Oni Lorcan resiste, una delle mosse migliori se non la migliore di Elias. Ancora mi stop Elias, mio dio, ci riprova, ci riprova un'altra volta.
No, ogni orca non ci sta. E lo prende in consegna con questa power bomb. My god, Dalibor ci ha sudato freddo. Pensava che il suo migliore amico avesse già perso il titolo intercontinentale. Praticamente la sera successiva. E l'ho fatto l'orca drop kick. Fantastico. Questo atleta veramente un orcan è spettacolare. Non a caso si fa chiamare la Star Destroyer. Poi ancora tenta l'headbutt forse. Sì, headbutt by Oni Lorcan. Vediamo nell'Orcan cosa fa. Prenderà le misure per il blockbuster, il suo blockbuster. Vediamo. Connette! Connette! Oni Lorcan va a eliminare l'Aia, ora deve venire solo. Va di Marvin! No, è solo due. È solo conto di due. Ancora un Orcan low drop kick. Vediamo ancora. L'Orcan lo gira! Ha messo il suplex! È finita! E l'S va negli spogliatoi! 1, 2, 3! È così! Oh, l'Orcan! Manda Elias negli spogliatoi! Adesso tocca a Buddy Murphy! E dunque, Buddy Murphy si appresta ad andare nel ring. Mamma mia. E c'è Alexa Bliss che lo accompagna, sua moglie. Incredibile. Wow, Alexa Bliss che ricordiamo è molto in faida con Sally Taylor. Vediamo che l'ha spaccata sul tavolo. C'è veramente un casino anche con Tony Storm. No, veramente in conflitto. Questa è un'altra storia. Buddy Murphy tenterà per la seconda volta di vincere il titolo intercontinentale. Non ha fatto una bella prestazione secondo me in quell'Elimination Chamber, ma vediamo se stasera si rifarrà. The Best Keep Secret dell'RCW, che ha debuttato a sorpresa appunto contro Elias, l'ha attaccato qualche settimana prima di Elimination Chamber. Questo ragazzo secondo me è veramente il futuro di questo business. Vediamo. Oni Lorcan è pronto, l'arbitro fa partire il match. Ancora, subito, Buddy Murphy tenta di colpire Oni Lorcan, ma vuole questa bottaia, collar e bottaia. Ancora, però, Oni Lorcan si libera, tiro di ginocchiate. Ancora Buddy Murphy va dietro, Alexa Bliss intanto tifa per suo marito. Mamma mia, e vince Buddy Murphy, mantiene la presa, ancora Oni Lorcan. Chop subito, un'altra, ancora, Murphy, che fa qui? Oddio, l'ha messo sopra l'angolo un calcio, ma perché fa qui? Gunbuster, mamma mia Murphy, è qui che è pericoloso Buddy Murphy, è proprio qui che è pericoloso. Ora Rip butta fuori Oni Lorcan. Murphy è pronto. Tanto Danny Burch cerca di rianimare un suo amico. Oh my god, Oni Lorcan in questa specie di tackle butta Buddy Murphy, lo proietta sull'apron. Poi ancora andiamo qui, Oni Lorcan Gut Wrench Power Bomb. Oni Lorcan non sembra neanche stanchissimo del match contro Elias, anche se è stato un match molto combattuto. Non lunghissimo, ma molto combattuto. Gli ero pienato perché ha tentato di Oni Lorcan Crossline! Crossline, che fa subito il pid. Vuole tenere il titolo intercontinentale una sera dopo Elimination Chamber. Questa sera appunto sarebbe il post Elimination Chamber. Brain Buster by Buddy Murphy! Fantastico. Fantastico, ancora Murphy. Ora Murphy, vediamo che fa qui, ghigliottina sopra la terza corda, specie di Snake Eyes. Poi ancora Superball Kick. Murphy, ancora Murphy prende quasi dal cupino Oni Lorcan, che si libera con una serie di gomitate.
Vediamo qui ancora. Oni Lorca, powerbomb stavolta col bridge. Però c'è il roll break. Body Mark riesce a toccare le corde. Poi ancora Oni Lorca, frustrato con i Moon Punches. È molto teso, non vuole perdere il titolo intercontinentale. Ancora. Vediamo Arm Drag da parte di Marti. Frustati irlandesi all'angolo. Ancora. Punch, punch. Lo posiziona. La terza corda, no, la mette giù. Wow. Marti? No, lo strangola, ma l'arbitro non lo richiama. Ma ancora l'arbitro se ne frega. Se ne frega proprio. One. Two. No, no, capito il continuare. No, no. Solo due, l'arbitro dice. È due Buddy. Ancora Buddy, un crash. Ancora Buddy Murphy. Che fa qui? Attenzione, gli sbatte la testa di... No, di Oni Lorca. No, ci finisce lui. Ci finisce lui, bellissimo! Questo Swiftness. Da parte di Oni Lorca. E anche a lui gli fa assaggiare le sue chop violente. La star destra e poi European Uppercut. Ancora Oni Lorca è scatenato. E infatti dice ai tifosi, sono scatenato. Vediamo qua, Orkan prende la ring, corta, Clothesline e si proietta anche lui fuori dal ring, ma cade in piedi, che fenomeno che è Oni Lorca, my god, mamma mia, ancora Orkan, ti fa qui, punisce Murphy, intanto l'arbitro incomincia il conteggio, Orkan potrebbe rientrare e potrebbe lasciare Murphy fuori dal ring, ma invece no, ci ripensa, vuole fare il campione combattuto, infatti interrompe il count, lo blocca. E lo fa ripartire da zero. Ancora però Murphy sbatte Oni Lorca sul palo e poi lo proietta, gli schiaccia la testa proprio lì. By God, ancora tenta ancora la brainbuster, non va, ginocchiata. Oni Lorca rientra nel ring. Io ero pieno per cattivi di Murphy, un punch, un altro, no, sbaglia. Vediamo che succede qui. Prende dal braccio Murphy, ma non ci sta, riversa questo con un elbow. Murphy, che fa? V-Trigger! La sua ginocchiata pericolosa. Murphy potrebbe diventare campione intercontinentale per la prima volta nella liberazione possibile dell'RCW 1. No, solo conto di uno. Murphy non ci crede. Si impazzisce. Si mette i capelli davanti. Poi cosa fa? Rolling, neck snap. Murphy che fa? Lo gira? No, non ci credo. No, che fa? Questa è la sua... Leccata dentro di DDT! Una delle sue mosse migliori, uno dei suoi cavalli di battaglia, scusate. Mamma mia, li vediamo nel replay. Wow, Murphy nuovo campione. P4F. No, cosa c'è? Danny Burch che distrae l'arbitro! What the fuck, Burch? Ma Oni Lorca non ha bisogno di tutto questo, ce la può fare benissimo da solo. Cosa fai? Sono Murphy, I'm stop. Alexa Bliss era già lì a festeggiare. Pensava che suo marito sarebbe diventato già campione di intercontinentale. Comeback time, double crossline e poi il conflitto di Murphy che è gratissimo. E sta per adesso dominando Oni Lorca. Ancora, ancora, tira di kick. Sbaglia, no, The Trigger. Murphy, Murphy lo prende. Però Murphy's Love, Murphy's Love. Buddy Murphy è il nuovo campione! E Intercontinental! No! No! Murphy sbatte le mani sul tappeto! Dice che non è possibile! Ho eseguito la Murphy's Love e non sbaglio mai! E non sbaglio mai! Ci riprova però! Ci riprova! Uno! Due! Non c'è il tre! Non c'è il tre! Murphy ci ha riprovato! Super kick di Lorcan. Poi ancora crossline e butta fuori Buddy Murphy. Mamma mia che gauntlet match, signori, mozza fiatante. Murphy si alza, Oni Lorcan con un avvoltoio di Viviani Kelbo, no, vuoto. Attenzione, catch powerbomb di Oni Lorcan. Ancora vediamo cosa fa qui.
Lo prende e lo sbatte contro il cartone d'acciaio. E poi ancora lo fa andare dentro il ring. Intanto l'arbitro stava contando. Murphy sembra che non esserci più. Vediamo cosa fa l'Orkan qui. Si gasa. L'Orkan si gasa. Gira Murphy. Per due volte. Si schiaffeggia la faccia. E poi posiziona Murphy sopra l'angolo. Murphy. Cosa succede? L'Orkan. Che fa da lì? No! Avalanche ha messo il suplex, mamma mia! Che cazzo ha fatto? Oni l'Orkan nel campione intercontinentale! Avalanche! È finita! È finita! 1, 2, 3, no! Pensavo che Oni l'Orkan si mantenesse anche il intercontinentale, ma non è così! Non ci credo! Murphy resiste sia all'Avalanche un suplex normale che all'Avalanche ha messo un suplex! L'Orkan vuole il comeback, una crossline e poi un'altra in jumping crossline, mamma mia, un'altra in jumping crossline, appunto. Ancora vediamo Oni l'Orkan dalla seconda corda, ci vuole provare Middle Rock Blockbuster, è la stessa mossa che gli ha fatto vincere il titolo intercontinentale. Why? C'è niente da fare, non va, non basta. Non basta. Ancora. Snap headbutt. L'Orkan! L'Orkan! Mamma mia, cade in piedi ma si becca un dropkick in faccia. E Murphy dice, sono io, the best keep secret. Sono io il vero campione. Però si distrae. Però si distrae Murphy! Si distrae! Hai messo il suplex! C'è Alexa Bliss stavolta che distrae Oni l'Orkan! E l'Orkan dice devi stare al tuo posto! Devi stare al tuo posto! Che fa Murphy? Deadlock Suplex! Ancora vediamo, tenta di prendere Oni l'Orkan che riversa tutto con un European uppercut e poi ancora una serie di mountain punches! Take down e mountain punches! By God! E ancora vediamo step up drop! Oni l'Orkan gira Buddy Murphy, che fa qui? Che fa qui? Lo prende a Gatwork Super e poi la trasforma in una Power Bomb! In una City of Power Bomb! 1, 2, no! Alexa Bliss prende il piede dell'arbitro, la gamba dell'arbitro, lo tira giù, lo tira fuori! Ma l'arbitro si distrae e non chiama neanche la squalificata Orkan, lo dropkick! L'arbitro rientra! Mamma mia che match! Ancora vediamo una prova di forza 3-2. Front smash. Alexa Bliss sta rischiando tanto. Che fa? Prende una sedia. Prende una sedia. Mamma, non ci credo. Oni l'Orkan dovrebbe essere il campione in questo momento. E invece è stato beffato. E invece è stato beffato. Non ci posso credere. Ancora. Vediamo, ci prova e ci tenta Oni l'Orkan. Andiamo! Murphy! Lo prende! Che fa? Non ci credo sulla sedia! Sulla sedia! Sulla sedia Murphy! Sulla sedia Murphy! Let's cut the tuo DDT! Murphy è il nuovo campione intercontinentale! Non ci posso credere! Danny Burch non ha parole! Grazie all'intervento di Alexa Bliss, sua moglie, gli fa vincere il titolo intercontinentale. Non è possibile! Non è possibile, ragazzi! Oni l'Orkan perde subito, la sera successiva, il titolo intercontinentale. È incredibile. È veramente incredibile. Vediamo l'Avalanche, al Nelson Suplex. Poesia in movimento, ma non basta per tenere giù Buddy Murphy, perché ne vale solo un conto di due. Mamma mia, incredibile, incredibile. E vediamo anche il Middle Rope Blockbuster, mamma mia. E poi un altro Nelson Suplex che sembrava finita, ma Alexa Bliss ci ha messo il becco ancora una volta.
E Buddy Murphy. No, vabbè, l'arbitro non ha visto neanche la sedia. Ma dai, cioè, ha messo la sedia nel ring e non ha detto niente. Doveva scattare la squalifica. Infatti Danny Burch è incazzato nero. Ma Buddy Murphy è il nuovo campione intercontinentale della RCW. Wow, è incredibile. Tutto questo è incredibile. Congratulazioni a Buddy Murphy. Sono qui con Buddy Murphy. Come ci si sente essere un nuovo campione intercontinentale? Beh, ci si sente fantastico. Io sono the best keep secret ed era scontato comunque essere Intercontinental Championship. Ora però devo andare. Devo andare da mia moglie, che lei è contentissima. Ma solo per lei che ho vinto il titolo. Va bene, grazie Murphy. Ciao vecchio. Signore e signori, dopo le parole lampo di Buddy Murphy, siamo giunti al main event per il titolo nordamericano tra Andrade Cien Almas, il campione, e Velveteen Dream in 2-3 Falls match. Sarà veramente un match senza esclusione di colpi tra due fenomeni come loro. Andrade ha l'agilità messicana, la tecnica, invece Dream sì, ha anche lui l'agilità, ma anche quella tecnica che tramuta in veramente vittoria. Test is a 2 out of 3 falls match. The first superstar to get 2 falls will win the match. And is for the NXT North American Championship. Ecco qua che fa l'ingresso lo sfidante, che è andato proprio ad un soffio a vincere. Di vincere il titolo nordamericano, ma non ce l'ha fatta. Andrade si è preso questo nuovo titolo della RCW, che è stato reso vacante da Capricorn McCarthy, e da opportunista Almas è riuscito a conquistare. Però vedremo la rivincita, perché magari Dream potrebbe vincerlo per la prima volta nella sua carriera. Vedremo qui appunto in RCW. Vediamo un po' Dream versione tua la libertà, mamma mia, su Attire proprio in quella versione lì, mamma mia, fantasmagorico ragazzi. Eccolo qua, The Velveteen Dream. Molto determinato questa sera. Vediamo come andrà questo matchup. Questo fantastico match tra due una professional wrestler, veramente con un contro, ecco, cosiddetti, perché sono veramente spettacolari. Eccolo qua Dream, che si prende sempre la spotlight, come sempre, giusto che sia. Lui che onora comunque le leggende con varie manovre, tipo Running Leg Drop alla Hulk Hogan, la standard di Stone Cold Steve Austin, il Purple Rain Hitler alla Macho Man Randy Savage. Però secondo me veramente lui ha reso quella mossa spettacolare, tutta sua, che è meraviglioso come l'esegue Dream. Se la dovrebbe eseguire per due volte sarebbe 2-0 per Dream e Almas 0. Ma adesso è ora dell'ingresso del campione nordamericano della RCW, Andrade Cien Almas, è l'idolo accompagnato da Zelina Vega.
eccolo qua, dove c'era lo Spiero, Zelina Vega che lo incoraggia più che mai. Mamma mia. Andrade ha vinto il titolo proprio prima di Elimination Chamber, una settimana prima. Che orribile. Però non ha difeso tutto il suo periodo. Ma lo difende questa sera. Vedremo se saprà difenderlo. Saprà mantenere il titolo. O lo perderà contro Dream. Fatto il pubblico applaude. Senti lo applaude, senti lo fischio. Il pubblico si divide come sempre. Quelli che ti fanno Dream, quelli che ti fanno Albas. Oppure ci sono appunto delle puntate in cui nessuno tipa nessuno dei due. Vedremo, io credo che ci sono molti fan di questi due. Ancora Andrade! Andare invisibile la folla! È l'idolo. Tutta la sua famiglia è stata veramente nel mondo del wrestling. Del wrestling, ragazzi. Ed è storia. Lui è sangue messicano. Lottatore di terza generazione, della third generation superstar. Almas Sigala. Tira sul pugno al cielo. E sale sull'angolo. Fiero per il suo titolo alla vita. Vedremo se ci sarà un altro cambio di titolo questa sera. Vediamo Oli Lorca, ha perso l'Intercontinental Championship in un Gauntlet match. Ha battuto sia Elias, ma non è riuscito a battere Buddy Murphy, che secondo me ha vinto molto sport e illegale. Ma vedremo l'arbitro general manager cosa dirà settimana prossima con l'introduzione. Introducing the champion from Gomez Palacio, Durango, Mexico, weighing in at 215 pounds, he is the NXT North American champion, Andrade Cien Almas. Ecco l'arbitro che fa vedere la corona. L'alza al cielo. Io credo che si possa partire. Dream. Almas. NXT North American Championship. 2. Luxury Falls. Subito Dream. Pendere un backbreaker. Sorprendere sia Albas. Posso fare un ball kick. Ora. Ancora Dream. Gira Almas. Arm crusher. Ancora stop. Un altro stop. Ancora Almas. Steso al suolo. Dream. Di face stomp con Dream, non costretti a fare, no, Almas body punch con Almas subito questi elbow strikes, poi una chop, vediamo Almas che fa qui, no, pensavo la BD ora, la core BD ora, invece una sperla da Riddle con Almas. Abbiamo Dream. No, sbaglia. Sbaglia Dream. Cosa fa? Dropkick. Almas. La reazione. Strong crosslide. Crohabes. Che fa qui? Sono Fischer Mendoza. Molto simile a quella di Joshua Goodley che ha debuttato nella Pink Contest di stasera. Cioè, People 1. Niente da fare. Ancora Andrade Cien Almas. Long dropkick. Proviamo. Almas. Chop di Almas. Dream si para. Single leg dropkick. Dream. La spotlight. Sempre su di lui. Come sempre. Sono Dream. Vediamo. Control line. Ancora. Ghigliottina sulla corda. Dream. A riuscito. Una specie di corner crossline. Una valanga. Cioè Dream. Cosa fa Dream? La terza corda subito. Purple Rebaker, primo punto così. No. Chiede Almas di alzarsi. Vediamo se c'è il suo classico di Double X Angle. No, di un crossbody, people. One.
Ciu! No, ma chiodo, non c'è il 3. Del dice, forza arbitro, più veloce! Se ne andiamo a Almas! Crucifix spin! Subito! One! Two! Oh! Solo contro di due! Ancora vediamo Almas! Azione DT! Pensavo l'hanno DT, invece ha fatto una DT normale, poi kick up. E poi vicino a Q driver col pinfall! Vediamo Almas! Fa pieno punto! One! Two! Niente! Niente da fare, ancora Almas! Tenta di fare qualcosa! Drop hold! È stata battuta di Velvet Dream! E poi... Death Valley Driver! O Death Valley Drop Bomb! One! Two! Three no! E solo due ancora! Dream sta andando velocissimo! Vuole... fare subito il primo punto? Vediamo che fa Dream qui. Dream minaccia l'arbitro addirittura. E vogliamo Stunner the Dream! Stunner the Dream! Non ci credo! Non ci credo! Purple Remaker! Purple Remaker no, vuoto! Almas! Gira Dream ancora! Amici Naku Driver! Vediamo se era Almas che fa qui. Quello di Monty Punch! Di Mountain Punches, ancora. Vediamo l'idolo cosa fa. Attenzione, diventa un body slam. Dream non ci sta. Famous Sir! Famous Sir! Di Dream. Poi Almas. Dragon Screw! Vediamo Almas, gira Dream. Che fa qui? Ecco Lock. Un ecco Lock da parte di Andrade Sinobas. E qua non è solo Dream che tributo le leggende, ma è anche Alba, è anche Andrade Sinobas. Con Dream, single dropkick, che match! Sono partiti a razzo! Di fuoco ragazzi! E siamo avanti, ancora! Dream, questo pesce di Antonio sta sulla seduto! Vediamo! Almas, le gomitate, cerca di liberarsi, che fa qui? Che fa qui? Combattono, battagliano, pace ancora! Hitos! Vediamo qui Almas! Cerca di prendere Dream, che non ci sta! Leg trip! Lo butta a terra, Almas cerca di recuperare, di alzarsi e di portarsi in posizione retta. Sull'apron. Oh, Strong Punch va fuori. E Almas va fuori, il campione nordamericano è in serio pericolo. Dream stomp. L'arbitro incomincia il conteggio. Attenzione. Almas viene preso. Sbattuto sulla transenna. Però Almas non ci sta. Si libera con l'Ardrag e batte lui. Dream sulla, sulle barricate della RCW e pure essere di punch. Vediamo Almas, vuole volare di fist drop, interrompe il count. Vediamo Almas, battaglia lo Dream. Vediamo, Almas porta nel ring, Velvet in Dream. Vediamo ancora, cerca di prendere Dream, che non ci sta. Arm trap and punch. Attenzione, Raymaker di Nintendo! Ecco più a porta! Rob break! Tocca le corde Almas! Furbo, intelligente! Sono solo fitto intanto! Dream ancora, ci riprova col proprio Raymaker! Vediamo se va a segno per la prima volta! No! Sì, forse sì! Una valanga, una specie di avariante! Una proprio remaker molto simile, sulla schiena! Alma stava andando via, ma è stato preso sulla schiena, Dream a fatica, cerca di salire sulla terza corda, l'arbitro dice, sbrigati Dream, non puoi stare sopra così tanto. Vediamo. Purple remaker, no! Va vuoto! Single leg dropkick ancora! Arm Crusher! Dream, no, Alma si libera! Almas si libera, Dream la vega, la vedo molto preoccupata. Ancora Almas. Dream. Belly to belly suplex di Dream, addirittura! Addirittura! Gli manda un bacino! Ancora Dream. Oh, tre occhi, arbitro! Richiama Dream! Arbitro! È la terza volta in una serata! Come on! Fai il tuo lavoro!
Dentro dei Baba ancora! Dream trascina il corpo esaurito di Sir Almas, che lo vedo molto in difficoltà questa sera. One, two, three, no! Ancora due! Il secondo Death Valley Bob, ancora due! Dream, disperato ancora, ci trova, ci tenta. Con il Papo Remake per la terza, quarta, quinta volta ho perso il conto! Ancora sulla schiena! Un altro parkour remaker, è già il secondo sulla schiena, ma non è quello originale. Ci vuole quello originale per portarsi a casa il primo punto. Vediamo Dream, vediamo Dream. Parkour remaker, no. Non va a segno. Che non perde il controllo del match. Non perde il controllo, è ancora un crack. Va a mirare al braccio di Almas e gli chiede di alzarsi. Vediamo qui. Qua sbaglia Dream. Ha sbagliato le misure con l'Exendol, il Fisherman Driver di Almas. Proviamo Almas. Con Almas una shot. Ancora tenta di soffocarlo, no! Dream si ribella! Dream lo vedo molto infuocato questa sera, vuole vincere il North American Championship. Ancora Almas! Almas! Non ci credo! Amelacriti! Dal nulla! Dal nulla! Dal nulla! Primo punto! Primo punto! One! Two! No, non va! Incredibile! Incredibile! È una prospettiva con l'Exendol! Vediamo cosa fa, tenta di prendere ancora Dream, no non va, ginocchiata di Dream, trascina Almas al centro del ring, che fa qui? Ancora lo trascina, no che fa? Dream con lo schieramento finale, l'arbitro non l'ha visto, l'arbitro non l'ha visto! Ma non ce la fa ancora, non ce la fa ancora ragazzi. Almas, che fa? Oh my god, che chop! Devastante. Ancora Almas. Oh, Dream. Ancora Dream, Rajuit. Spinebuster di Dream! Spinebuster di Dream! Ancora, elbow to the leg! Lo gira. Che fa? Una camel clutch forse? Sì, una camel clutch! Vediamo se Almas prenderà il primo punto con una camel clutch, dovrà cedere e lasciare il primo punto a Velveteen Dream! Vediamo, vediamo! No, mi sa di no, mi sa di no, Almas si sta liberando! Attenzione! Eh sì! È proprio così, ancora Almas! Ancora Almas, che fa qui? Sbaglia Dream, Almas ancora, via fare il drop kick. Vediamo Almas, prende le misure per il Cutterwell Pelly Kick. Vediamo se... connette! È così, connette! Primo punto per Andrade, sia Almas, one, two, non va! Non va! Almas, oh! Tenta di prendere la testa di Dream, si becca un elbow, tenta di fermarsi ancora per la seconda volta, ma va vuoto stavolta. The Dream. Ora Almas, si King Kong, si esalta, si gasa, si galvanizza. Ora Almas. Almas, Almas, una serie di gomitate. Fa qui, tenteranno sotto dalla terza corda. Vediamo, no sbaglia, però connette la seconda battuta, incredibile, one, two, niente da fare, incredibile, Dream solo due, fa solo conto di due, alza la spalla, Dream c'è ancora, cioè comunque non avrebbe perso per questo punto, però ancora, vediamo Dream, butta fuori Andrade Seramas, però perde tempo e sbaglia secondo me, fa un grande errore. Ha un errore molto grave, molto molto grave, l'ha detto tutta di contare, anzi, lo fa.
però sarà solo due. Ancora Dream rientra in ring, tenta disperatamente di schienare Almas, visto che non è riuscito, ma conto di 0 o 1. Visto che Dream, sì, ma ha fatto quelle specie di elbow drop dietro la schiena, ma non era proprio il parco Raymaker. Raymaker DDT per la seconda volta. 1 2. E no! Incredibile, ragazzi. Che main event qui in RCW, che match! Ancora Almas. Dream, ancora ghigliottina sulla corda. Vediamo se la segna il Purple Raymaker. Vediamo. Signore, Purple Raymaker, questo è quello vero. Questo fa male. Ha fatto il petto di Andrea Almas. Vediamo il replay. Boom! My God! Quasi addirittura sulla mascella, sul collo. 1 2. Non c'è il 3! Non c'è il primo punto! Dream scuote la testa! Dice, com'è possibile? Cosa sei, Almas? Tu cosa diavolo sei? E continua ancora. Dream mantiene la presa con la camel clutch. Sì, scusate, con l'abdomine stretto da seduto. E ancora! Ah, mantiene la presa. Vediamo se Almas riesce a reagire. Sì, lo fa. Con un po' più di fatica questa volta, però. Vediamo il toss. Vediamo Almas. Cerca di, in qualche modo, gasarsi, di andare avanti. Ma ancora batte e ribatti. Attenzione, che fa qui? Che fa qui? Straight Jacket German Suplex! 1, 2! Non va. E Almas batte il piede al suolo, non ci crede. Zelina viene incredula. La Hammerlock DDT non è bastata. Diciamo i Purple Raymaker non sono bastati. Almas! Corner Meteora! Oh my God! Almas! Che fa? Chiede a Velvety Dream di alzarsi! Vediamo! Lo gira! Mamma mia! Sanguina! Gli apre la testa! Primo punto! One! Ciao! Non va! È incredibile! Secondo Hammerlock DDT e non va! Almas! Ancora! Ancora Almas! Ci riprova! Hammerlock DDT numero 3! People! 1, 2, 3! Mamma mia! Che incontro! Almas si butta a terra, ma stupidamente non si accorge che Dream è lì. Sbatte la testa contro l'angolo. E poi gli fa assaggiare la sua scarpa. Mamma mia! Che contesa! Che match! Ancora Dream, ancora gli fa assaggiare la scarpa. E lo stompa direttamente al petto! Ancora Dream. Tenta di schienare Almas, non ha ancora fatto un punto, lo schiena, ma non va. Ancora, Dream, va bene che ti gasi, ma devi cercare di fare il punto, perché Almas, se continua così, mantiene il suo titolo. Ancora, crossline, crossline di Almas, per questo double ex-handle per terra. Vediamo Almas, sta la seconda corda! Second rope hurricane rana. Mamma mia, due atleti portentosi, ancora. Ancora Almas! Dream però. Un punch, ancora alla schiena. Dream. Death Valley Bomb! Death Valley Bomb! 1! Niente, conto di 1, Dream non riesce a fare sto benedetto punto e non so neanche se riuscirà a farlo. Ci riprova col Purple Raymaker. Vediamo. Dream connette con il secondo vero e Purple Raymaker, perché appunto i precedenti non sono stati effettivi, non hanno causato nessun danno.
Almas che viene schierato per il 3. Super kick a vuoto di Dream. Ci la potrebbe ancora. Almas lo trascina al centro del ring. No, Dream. Ancora Dream sbaglia. Andiamo Almas per l'ultima volta a fare il drop kick. Andiamo qui Almas. Che fa? Che fa Almas? Oh my god! Una specie di crossover con le corde! Ma non vale, l'arbitro non dice niente. Bene Almas. Almas! Stardust Splash! One! Two! No, ma... My god, che match! Mio dio, ancora Almas ci riprova. Si gira. Ancora Stardust Splash! One! Two! No, non va tre. Almas si gasa. Si schiaffeggia. Prima le cosce, diciamo, e poi la faccia. Ora Almas, che fa qui? Va fuori dal ring, vuole fare a un po' di male a Velvet in Dream. Vediamo, sparecchia il tavolo, dove ci sono io, quindi quelli gli americani. Mamma mia. Ancora Almas. Dream striscia. Ancora! Velvet in Dream sbaglia tutto. Vediamo se Almas ci ripensa, però esce di nuovo. Ancora Dream sbaglia. Attenzione Almas, chop violentissima di Almas. Almas vorrebbe volare? Che fa? Sempre dell'arma squalificato. Sempre dell'arma squalificato. Ancora Almas, vediamo qua che fa. Elettrice cosa? C'è! Ma il suplex, mamma mia. Spettacolare Almas ancora. Vediamo che fa. Prendere la Velvet in Dream. E lo sbatte sul tavolo dei commentatori. Che fa qua? Che fa? Che fa Almas? No, è un suicidio! Lascia stare, piuttosto vinci per count out. Che fa da lì? Monsalt! Monsalt da una distanza incredibile, lontanissima! Almas si suicida con la Velvet in Dream. Monsalt sul tavolo, ragazzi! Tutto questo per il titolo nordamericano. Oh my god. Oh my god, è incredibile. Almas può chiudere il match. Dream non ce la fa più. Deve solo chiudere. Deve solo chiudere Almas alla vittoria in pugni. Infatti vediamo cosa tenta. Io tenterei l'Hammer Trinity, ma però Velvet in Dream non si dice, ma però Dream riesce a liberarsi con una ginocchiata quasi. Ancora Dream. Almas sbaglia. Almas sbaglia! Dream! The Valley Bomb! Uno! Due! E tre! No! No! Almas è ancora in partita! Ancora Dream! No, basta questa mossa regolare! Arbitro, richiamalo! Dream! Dream è stanco, però si distrae Chop di Almas,
Ancora il Cutaway Power Kick. Vediamo se connette per la seconda volta. No! No! Vediamo Dream. Vediamo Dream, viene girato. Almas! Almas! Oh! Questa specie di reverse DDT. Raw Break. Vai Raw Break. Ancora Almas frustrato, Ari Kerrana. Ancora. Vediamo Almas, che fa qui. Ancora Dream. Si libera. Anche Almas. Oh, Ari Kerrana di nuovo. Dream è in una brutta posizione. È nella posizione della Meteora. No. Sì o no? Sì. Andrà da fatto una finta. Vediamo, tenta il pinfall. 1, 2, 3. No! Che fa? Ragazzi, di Almas su Dream, ragazzi, è un match veramente da 10. Spettacolare, da 10 in pagella, cioè incredibile. Crossline. Armlock DDT, cioè Rainmaker DDT, no. A vuoto, Almas, lo vediamo ancora con la chop. Eh sì, chop a segno. Almas. No, sbaglia Almas! Sbaglia, perde tempo! Rolling neckbreaker di Velvet Dream! Non so neanche io quello che sto dicendo, ragazzi. Ancora. Almas da nulla! Everlock DDT! 1, 2, 3! Attenzione, Almas, mantiene il titolo nordamericano! Mamma mia che match, che contesa! Incredibile! Senza parole, ragazzi, senza parole. Stupendo! Stupendo! Main event stupendo! Chiusura di puntata incredibile, incredibile, mamma mia ragazzi, che puntata. Va di Martin alla campione intercontinentale, andrà in finale, si mantiene il titolo contro un match bellissimo contro Dream, nulla da togliere a Dream, fenomenale, come sempre, fenomenale, incredibile, pazzesco, fantasmagorico. Mamma mia, non ha sbagliato niente secondo me, è stato molto combattuto, però alla fine è proprio all'idolo a trionfare, mamma mia. Tanti tentativi della Fast Forward Maker che finalmente va a segno, però non basta per battere il campione. È il campione, è l'idolo Andrade. Zelina Vega contentissima, grazie per essere stati con me, è stata una puntata veramente bellissima dell'RCW, un post Elimination Chamber fuori dal normale. Grazie a tutti, noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla Ribera Championship Wrestling, anzi alla Ribera Championship Wrestling. Ciao!